Ragazzi, sono qua con Michele. Michele, possessore di un impianto biomassa complessa con solare termico e può confermare che la biomassa complessa, quando installata bene, fa giusto? No, no, assolutamente, sono contento ed è più di un anno praticamente che ho l'impianto a biomassa e sicuramente non posso lamentarmi anche perché ho visto cambiamenti migliori, diciamo, a livello anche di consumo. E devo fermarlo perché non ho più il budget per pagarlo in base a quello che ha detto. In realtà, fin prima era tutto sciolto, morbido, adesso. Un po' tirato. Bene, allora adesso con Michele andiamo a vedere un attimo la sala termica, andiamo a vedere anche il puffer, poi fuori ti faccio vedere l'impianto solare termico. Si è trovato talmente male che oltre ad averci fatto lavorare anche da amici e parenti, anche la mamma a fianco ha fatto il lavoro dopo un po' di mesi che l'avevano fatto Certo. lui e la Marta. Allora, anche in questa situazione, qui c'era un vecchio generatore e quindi la sala termica la vedi un po' spostata. Puffer dimensionato correttamente, questa è la stazione solare, si è utilizzato il vecchio cavadio per l'uscita dei due tubi, quindi mandata e ritorno dell'impianto solare termico e l'impianto solare adesso è fermo, come vedi il differenziale tra mandata e ritorno non è tanto alto, fuori la giornata non è il top, quindi 42 gradi sul solare, però 81 gradi all'interno del puffer. Domanda Michele, gli 81 gradi sono dati dall'intervento della caldaia o solo del solare? No, è solare. Ok. Ora come ora è solare perché io ho visto che anche se non ci sono belle giornate, comunque il solare lavora molto bene e sono molto contento. Qui, adesso mi ricordo, c'era stato qualche problema sull'installazione e la modulazione dell'impianto di riscaldamento Certo, pavimento, è se non vero, è erro. vero. E in due o tre occasioni, adesso non mi ricordo quante volte sono venuti i ragazzi dopo. Due volte perché non arrivavano i pezzi, ma comunque non per colpa sua, comunque. Allora, due o tre cose velocemente, dai. Mi ha detto che comunque lui e anche la Marta, la moglie, che è di là ma non vuole farsi vedere. Dopo vediamo se magari riusciamo a farla vedere. Che ha consumato più o meno con lo stesso consumo di prima, però la stagione è stata lunga. Poi anche qua i ragazzi in DAD quest'anno, ma la differenza più grande probabilmente è stata nell'utilizzo poi, cioè nel caldo che hanno avuto in casa. Freddo Sì, o caldo? caldo, ma soprattutto in tutte le stanze. La differenza è questa, cioè avevo tutta la casa calda, a differenza di prima che avevo solo il soggiorno e la cucina e basta, insomma. Qui impianto misto, quindi radiatori su parte della casa e impianto pavimento sulla zona giorno. Come vedi, anche le teste termostatiche, le valvole termostatiche a punto fisso per regolare appunto la mandata e ritorno che non sia eccessivamente alta nell'impianto di riscaldamento, ma quella parte lì era già presente. Ok, allora da sopra siamo arrivati sotto e come vedi, dicevo prima Michele, non per dar vanto agli installatori, ma qua e dalla mamma ha fatto veramente un gran lavoro. Anche i minuti della ventola, come vedi, sono 74.000 minuti, il che presuppone un gran lavoro da parte del ventilatore. Questa è una delle cose che differenziano caldaie di tipo professionale a pellet o anche a legna rispetto alle commerciali. Il ventilatore che va poi a modulare insieme alla sonda lambda che la vedi lì dentro, ok? Va a modulare quelli che sono i giri e quindi la quantità di ossigeno anche all'interno della camera di combustione. Questo poi per far lavorare al meglio la caldaia, abbassare i consumi e anche ringraziando l'ambiente, andando ad impattare meno nell'ambiente. Michele, contento? Contentissimo, lo consiglio a tutti, vivamente. Non perché mi sta pagando. Da lato a sotto, cana fumaria. Eccola qua, cana fumaria. Se la parte iniziale sotto era in monoparete, questa è tutta doppia parete. E poi si sale, sale, sale. È stato forato io lo chiamo sport, ma in italiano, come si chiama in italiano? Boh, sottotetto, che ne so. Si è proseguito sempre con cana fumaria doppia parete e il corretto cappello. Corre pian qua? Quella batteria di solare termico
è relativo all'abitazione della mamma. La caldaia è dentro lì, solo che adesso per questioni di tempo non vado, se no non parto più. Quindi una caldaia viene, gestisce quella casa, come vedi anche la canna fumaria, e mentre l'altra batteria di solare termico è nella parte più alta, quindi l'abitazione, quella che ha un colore diverso, quindi sì, esatto. E quella è di Michele. Esatto. Bene, allora adesso io me ne vo a gambe levate e saluto Michele, grazie mille per tutto. Grazie a te. E noi grazie. Ci vediamo al prossimo video. Clicca nella campanella se vuoi vedere altre testimonianze di questo tipo e mi raccomando, se ti fai fare lavori di questo tipo pretendi installatori specializzati e che tutta la parte burocratica e anche post dopo sia gestita molto bene per avere un po' gli effetti di Michele. Michele, ciao, grazie mille. A ciao. Te.